Eccoci qua, cari amici. Come dicevo una volta, puntualmente in ritardo inizia a casa caffè, ma capita, perché anche a noi capita qualche piccolo inconveniente, dobbiamo sistemare le cose e poi siamo pronti a partire. Intanto il benvenuto comincia a darlo sempre Claudio Casorati, ma in un nanosecondo si allarga l'immagine e troviamo anche il buon Edoardo Fiorese. Caro Claudio, benissimo. Buonasera a tutti. Però la parte più bella a questo punto è allargare ulteriormente lo schermo e vedere la bella inquadratura. Intanto il Terry Schiavo, benvenuta a casa caffè. Consiglio. Buonasera e intanto grazie per l'invito a Claudio e a Edoardo. Eccola! E anche Cristina! Arrivata... Ciao Cristina! Scusate, ma non prendeva più il telefono, mi si era spento tutto. Bene, sei già in diretta. Siamo già in diretta, quindi siamo arrivati giusti, sei perfetta. Allora, la prima cosa che dicevo con Terry, noi siamo stati in televisione insieme, anzi quella volta sei riuscita ad arrivare perfino in studio e abbiamo fatto due belle chiacchiere, però era ancora in tempi in cui tu scrivevi che avresti voluto ballare il Bunga Bunga. Adesso siamo arrivati più avanti a un nuovo libro, poi parliamo dei tre che ha scritto anche Cristina, però fra l'altro. Scusami, perdonami, ma ti fermo subito perché devo correggerti, Claudio, perché il libro che io ho scritto, il primo libro dal titolo Volevo ballare il Bunga Bunga anch'io, era un titolo provocatorio. Il messaggio all'interno del libro era esattamente contrario, ed è importante sottolineare questo, soprattutto per le giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e che magari sognano di intraprendere il mondo dello spettacolo. Il messaggio è proprio: evitate le scorciatoie, evitate i compromessi perché non vi portano tanto da nessuna parte, evitate il famoso, tra virgolette, divano del produttore. Il titolo era volutamente provocatorio e fuorviante, ma il messaggio con le storie che raccontavano il dietro le quinte del mio vissuto nel mondo della televisione romanzato, quindi ribadisco in chiave romanzata, era esattamente il contrario, quindi no alle scorciatoie e no ai compromessi. Hai fatto bene a ricordarlo perché ai tempi ne avevamo parlato, però è giusto ricordarlo, non si sa mai perché la gente, hai ragione, ormai capisce sempre un po' fischi per fiaschi e un po' anche peggio. Quello che capiscono al governo non lo so, comunque è ancora peggio. La mia battuta la faccio sempre, perdonami, ma ce l'ho così, un po' per abitudine. Allora, intanto Cristina, ben arrivata. Adesso così, in breve, prima di arrivare a parlare dei sette vizi capitali delle donne, tu hai già scritto delle cose. In breve, cosa ci racconti di queste cose? Perché ho visto che hai scritto altre cose tu. Io non ho scritto le cose. Non ho scritto altri libri. Ah no? Un debutto letterario. E perché? Io ho letto questa cosa da qualche parte. Dove l'ho attribuito? Beh, su internet ovviamente, però evidentemente cercate la serie alla sua terza edizione. Non lo so, va bene, non importa. No, ero io, c'è un'altra Cristina Badialetti. Mamma mia, vabbè, beata lei che ha fatto tre libri e tu sei il primo con Terry, meglio ancora. Meglio esatto. Ancora. Allora Cristina, Questo connubio di scrivere a quattro mani, come è nato? È nato da tante conversazioni durante il lockdown, perché la noia non mancava e quindi ci siamo messe un po' lì a chiacchierare, io telefonavo a lei, lei telefonava a me, si cercava di passare del tempo insieme, anche se non ci si poteva vedere. E quindi è nato un po' così, è nata da lei l'idea, nel senso che a me non sarebbe mai venuta in mente, devo essere sincera, però mi è piaciuta, mi ci sono buttata subito, anche perché le cose da fare, io non cucino, ma non sono così brava e non mi interessa neanche più di tanto, quindi non avevo questo passatempo che tanti invece hanno avuto e mi sono buttata in questo. Quindi... E spero che piaccia, a noi è piaciuto. Allora, sono sicuro che quando le cose... premetto, buonasera, ciao intanto. Buonasera. Ascolta, premetto che quando le cose si fanno con passione e ci si crede veramente, vengono bene, perché poi è anche vengono messe le cose, le fai proprio che le senti dentro. Quindi intanto siamo contenti di sapere che durante il lockdown non si è prodotto solo del pane fatto in casa, non si è consumato del lievito, e noi ci fa piacere perché anche io, piuttosto che il pane, preferisco anch'io scrivere qualche cosa, non al loro livello, fino ad arrivare a pubblicare qualcosa, però insomma è molto carino sapere che c'è qualcuno che si impegna a fare altro oltre al pane
pane, la pizza, la pasta, eccetera, durante il famoso lockdown. Quindi abbiamo un debutto letterario e invece una scrittrice che insomma ha già qualche lavoro alle spalle. Vorrei capire, giusto per addentrarci un attimo nel libro, avete mantenuto lo stile di cui, a cui ha fatto accenno Terry prima, quindi quel dire delle cose che in realtà sono accadute veramente con uno stile romanzato, oppure pure trattasi di pura fantasia, un genere o una cosa, cioè le storie fanno parte proprio della vostra, frutto solo della vostra fantasia? Rispondo io? Visto che avete, scusami, prendo spunto dal fatto che hai detto frutto di tante conversazioni. Sì, rispondo io, Cri, va bene? Allora, frutto di tante conversazioni che appunto, come diceva Cristina, che oltre a essere una delle mie migliori amiche, anche la mia socia, perché io e Cristina ci conosciamo da anni perché abbiamo dato vita a una piccola agenzia di comunicazione che si chiama la TSP Team, che è una agenzia che si occupa di promuovere, condividere e far conoscere le piccole micro eccellenze italiane e le realtà virtuose del nostro territorio, che possono essere artisti piuttosto che realtà produttive, piuttosto che libri, piuttosto che prodotti, quindi di dare luce e spazio anche a titolo gratuito, perché noi ci siamo impegnate anche a fare questo, promuovere a titolo gratuito per un tot all'anno, ovviamente non possiamo lavorare. Le cifre non esagerate, insomma. No, però per un tot all'anno, e questo è nato 2 anni fa più o meno, quindi abbiamo portato avanti con passione questa agenzia di comunicazione, e poi nel primo lockdown è nata l'idea e la voglia di scrivere questo libro, che sì, ovviamente anche questo libro è in chiave romanzata, però precisiamo che ogni capitolo è legato a un qualche cosa che è successo. Sì, ma ogni capitolo è legato a un peccato capitale, il titolo appunto è 7 peccati capitali, certo, delle donne, e ogni capitolo è una storia che ci hanno raccontato le donne della nostra vita, che sono le nostre migliori amiche, le nostre cugine, le nostre mamme, la nostra mamma, le nostre zie. Quindi sono le storie reali di vita vissute attraverso i loro occhi e reinterpretate da noi, messe in chiave romanzata. Poi andremo avanti, poi lascio la parola a Cristina, perché il messaggio, ogni mio libro è un messaggio, questo ne ha uno particolare molto molto bello, proprio per le donne. Se vogliamo, anche questo titolo è leggermente provocatorio, perché dai 7 peccati capitali delle donne, invece, iniziando a leggerlo, noi ci rendiamo conto che noi siamo decisamente meglio di quanto noi stesse crediamo di essere. Un problema di autostima. Molto interessante. Intanto scusate una cosa rapidamente, avevo visto che ci eravamo collegati anche con la diretta Facebook, poi mi dice che è finita, quindi questo lo dico per la regia, e poi quindi ringrazieremo anche quelli che ci stanno eventualmente seguendo grazie ai social. E oltre a questo, allora ribadisco il concetto che è giusto fare un pochettino di quelli che sono, prendere degli spunti per raccontare delle cose, ma quello che ho intuito è sempre fare in modo che ci sia meditazione per la gente, non il fatto solamente di raccontare qualcosa, ma che serva perché uno ci pensa e dentro di sé faccia scaturire un'idea. O sbaglio, Cristina? Sì, sì, no, è verissimo. Infatti Terry ha espresso perfettamente, è un mix di realtà e romanzo, nel senso che ti raccontano una storia, ti raccontano la loro esperienza, però poi alla fine ci sono ancora? Sì, ci sei. Sì. Ah, scusate, perché mi hanno chiamato nel frattempo. Alla fine tu trai comunque le tue conclusioni e cerchi di inserirle nel libro in modo tale che, come dicevi tu, ci si possa anche ragionare, ci si possa pensare.
si possa fare tesoro di queste, esatto, di queste esperienze che, pur raccontate in modo romanzesco, quindi le vengono rese anche più semplici, no? Mi anche pare, più facili da leggere, no? più piacevoli, ecco. Ma è molto, beh, innanzitutto anche qui colgo uno spunto di meditazione. No, colgo uno spunto che qualcuno pubblicizza delle piccole realtà, come che un po' fate un po' il lavoro che fa la nostra modesta trasmissione. Nel nostro piccolo noi promuoviamo delle realtà, soprattutto della zona, chiaramente, ma anche comunque degli artisti che hanno veramente voglia di mettersi in mostra e che non hanno quella cassa di risonanza che sono quei programmi per ottuagenari dei canali nazionali. Ecco, queste cose qua. Siccome puntiamo a un pubblico un po' più vivo, allora mettiamo in scena, mettiamo in mostra delle persone, delle iniziative che siano vive, insomma, che siano reali e che diano qualcosa. E questo è un esempio, questo, e infatti, mi pare di capire quest'opera. Noi di solito diciamo che siamo in onda a quest'ora perché siamo al posto del disgraziario, perché dalle 20 alle 21 di solito sono tutti i PG. Tranne in da una parte ultimi... o dall'altra parte da noi, i PG sono dalle 20 alle 21, cioè il disgraziario quotidiano serale, che è uguale a quello del mattino, pochi aggiornamenti. Vabbè. Ecco, quindi noi amiamo essere in contrapposizione al disgraziario, per quello vogliamo avere belle persone, belle trame. E allora, guardando, intanto grazie a chi ci sta seguendo adesso su Facebook, è ripartita la diretta, quindi grazie a tutti quanti. Per chi non l'avesse capito da Facebook, siamo con Cristina e con Terry, loro sono ovviamente in collegamento via Skype perché sono a Milano, e stiamo parlando di una cosa molto importante. Ho mandato anche la copertina al nostro regista, però ce l'ha anche sotto mano Terry, dei 7 vizi capitali delle donne. Che vuol dire sto titolo? Ah, che bello, ecco, l'ha copiato. Ecco. Però ora è un po' meno a fuoco. Ce l'abbiamo un po' stereo, esattamente, eccolo qua. Un po' poco a fuoco, ma fra un po' il nostro regista lo cattura da WhatsApp. Adesso lo passano in sovraimpressione. Comunque, ecco, la domanda allora è questa. Tutti e 7 i vizi ci sono, vuol dire... Allora, avete attraversato questi vizi? E sono tutti e 7 i vizi capitali, cioè i capitoli in realtà sono, cioè, un'introduzione, e i capitoli poi sono 8, perché l'introduzione appunto racconta, l'introduzione più 8 capitoli, l'introduzione racconta come nasce questo manuale, perché è un manuale che ha un doppio obiettivo, quello di far sorridere e quello di far riflettere. Perché riflettere è più facile se si riesce a sorridere. Appunto, prima hai accennato ai problemi di autostima. Pensate che le donne italiane sono praticamente penultime al mondo in fatto di autostima. E questo è gravissimo, perché le donne italiane non si stimano, non si apprezzano e non si amano. Da qui deriva anche che probabilmente purtroppo si rispettano poco. E, quindi l'introduzione, che racconta, come diceva prima Cristina, e la nascita di questo manuale in fase di lockdown, quando le donne erano disperate tra parrucchieri chiusi, chili che mettevamo su, poi, perché a furia di stare in casa, di non muoversi, a differenza di Cristina, io invece con mio marito cucinavo e mangiavo pure, quindi ci è venuta la bellissima idea di far nascere questa nostra creatura, che sta andando anche molto bene, della quale siamo molto felici. Quindi introduzione più 8 capitoli, perché introduzione 7 peccati e poi il capitolo finale che è tiriamo le somme. L'epilogo. No, esatto, non voglio anticiparvi più di tanto, però ci sono delle storie molto molto tenere e storie anche molto, se vogliamo, in un certo senso dirette, che fanno proprio in modo che chi legge, ed è perfetto anche per gli uomini questo libro, si renda conto di com'è. Non abbiamo la presunzione di interpretare il mondo femminile a 360 gradi, abbiamo però l'esperienza e anche le emozioni e i sentimenti che ci hanno tramandato le nostre donne della nostra vita, quelle che ci hanno fatto sentire come potevamo scrivere un capitolo e anche perché dovevamo scrivere quel capitolo e quindi qual era il messaggio di quel capitolo. Adesso però qualche storia lascio la parola a Cristina, perché è bene che lei magari entri nel dettaglio di qualche storia senza poi svelare tutto il manuale. Un accenno, dai. Allora, il mio capitolo...
preferito in assoluto è la gola, nonostante io cucini poco e non mi sia dilettata in questo, perché secondo me è l'unico peccato che sì, è vero, è un peccato, sì, è vero, non bisogna esagerare, siamo tutti d'accordo, ma non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro. Nel senso che mangiare troppo non va bene, ma anche mangiare troppo poco è assolutamente malsano. E quindi non l'ho mai vissuto come un vizio, non lo vedo tale. In realtà anche quando si esagera non è mai per gola, è sempre per testa. E quindi alla fine il vizio di gola è il mio preferito. Non mi piace cucinare, ma mi piace mangiare, quindi... Ecco, purtroppo è così. Ecco, a questo proposito, allora, mi riaggancio al fatto che potrebbe essere utile anche per l'uomo, perché effettivamente non sembra, ma i peccati sono gli stessi alla fin fine. Quindi anche l'uomo forse potrebbe rendersi conto che tante volte si sfoga nel cibo, più facilmente nell'alcol che non nel cibo, però siamo sempre con questo modello di peccato, no? E invece che andare a guardare le persone, una persona si isola e si butta, vuoi sul cibo, vuoi sull'alcol, non parliamo di droghe, eccetera, eccetera, se andiamo troppo avanti, però forse è un modo di nascondersi, possiamo vederlo come fosse un nascondere se stessi e non volersi neanche guardare allo specchio, e uno si butta giù, o mangia, ripeto, o beve, uomo o donna che sia, per lasciare andare... per isolare la mente, no? Mi dedico a masticare per non pensare. Può essere un'interpretazione? Ma infatti quello che dicevo prima, quando tu esageri o in un senso e nell'altro, in realtà non è la tua gola, è la tua testa. Sono altre le cose che entrano in te. Infatti, mangiare è bello, i cibi sono buoni, è bello assaggiare di tutto, ma quando si esagera non è la gola che te lo fa fare, è la tua testa, quindi non lo so, io non lo vedo come un vizio. Ma ecco. Forse intanto sono perfettamente d'accordo, ma questo conta relativamente, che non è un vizio assolutamente, anzi, ma perché? Perché da come ce lo descrivi, da come descrivi la narrazione di questo peccato capitale, è sempre una questione di equilibrio, un po' come ha detto la tua collega poc'anzi, dicendo che ha detto io ho comunque cucinato, mi sono dilettata, e come ho mangiato anche con mio marito, eccetera, però ho anche scritto un libro, cioè l'equilibrio, capito? Esatto. Che non c'è solo una cosa, ma ed è diciamo a fior di metafora, è sempre la rappresentazione di un disequilibrio, capito? Sì, quando si sì. Trova quello che mi sembra di capire. E infatti vorrei vedercene un vizio quando si mangia da soli, una virtù quando si comincia a mangiare in compagnia, perché allora ecco che arriva la socializzazione e tutte queste cose qui, allora lì si può anche mangiare qualcosa di più, voglio dire. Però ecco, fatto in compagnia è una cosa, credo che ancora una volta la maggior parte dei vizi però coinvolgano la solitudine, no? E il fatto di trovarsi chiusi in qualche strana reazione, almeno io la penso così, Terry, non so come la vedi tu. Ma sì, può essere una chiave di lettura, senz'altro. Stavo pensando, mentre parlavate, stavo pensando a un altro peccato capitale, un vizio capitale. E anche lì però non so quanto giochi come fattore la solitudine. Questo è un vizio capitale che riguarda, ovviamente tutti i vizi capitali riguardano indistintamente sia gli uomini che le donne. Nel nostro capitolo, però, la nostra protagonista di questo capitolo incontra un avaro. E questo diciamo che è il capitolo che ha fatto più riflettere parecchie nostre amiche, parecchie nostre lettrici che ci hanno confidato che non si sarebbero mai aspettate di rendersi conto che l'avarizia non è solo l'avarizia, quindi il voler trattenere, il voler accumulare denaro piuttosto che ricchezze. L'avarizia è anche e soprattutto nella nostra società, in questo periodo storico che stiamo vivendo, l'avarizia di sentimenti, e secondo me in quel caso gioca molto anche la paura di lasciarsi andare, quindi la paura di provare sentimenti. E la nostra protagonista incontrerà, a suo malgrado e a sue spese, un avaro di sentimenti. E la storia si svilupperà in modo molto molto interessante. E questo capitolo ha colpito
tante persone e anche tanti uomini, perché come dicevamo prima con Cristina, il libro è anche perfetto per gli uomini, perché riesce a toccare, a vivere, a conoscere un universo mondo femminile diverso da quello che gli uomini sono abituati a vedere e a vivere, perché attraverso la scrittura vengono fuori degli aspetti che magari non erano considerati o che magari in un certo senso non si erano notati prima. Infatti anche tanti signori che hanno letto il libro, anche signori giovani piuttosto che signori di una certa età, ci hanno fatto i complimenti proprio per aver trattato l'argomento vizi capitali delle donne, che poi in realtà ogni vizio in questo libro, e ripeto, sto spoilerando troppo, mi devo fermare. No, infatti non andare troppo nel particolare, ma ogni vizio viene trattato... No, scusa, ti ho interrotto. Non posso dire più di tanto, però attenzione, perché il vizio può essere trasformato in virtù. E qua mi fermo e mi taccio. Altrimenti fai proprio... Ricordiamo il numero, perché noi abbiamo un 349-06-34-349, ripeto, 349-06-34-349. Se volete mandare un sms, noi poi ovviamente cancelliamo, non diciamo cognomi e categorie, tanto alla fine vengono cancellati, questo lo dico per la privacy, però al momento se avete qualche domanda da fare, più ovviamente a Terry e Cristina che non a noi, volete fare qualche commento, noi siamo pronti a leggerlo in diretta. Una cosa mi era venuta in mente, hai ragione, perché l'avarizia nel sentimento è una cosa che in questo momento sta facendo male un po' a tutto il mondo e credo anche ai ragazzi, perché se c'è un momento di un po' di confusione nei ragazzi è perché sono cresciuti purtroppo con tanto affetto in euro, l'ho sempre detto, perché ti comprano questo, ti comprano quello, perché uno non rompa le scatole, diciamolo pure, no? Però, eppure sono tante parole perché uno si comporta male, però la carezza, il bravo quando hai fatto una cosa giusta è una cosa che più o meno è esclusa dalla maggior parte delle famiglie. Credo che anche questa sia un'avarizia da andare a riscoprire, soprattutto all'interno delle famiglie, perché è il rapporto anche... non solo fra marito e moglie, coi nonni, coi nipoti, coi figli, eccetera. Quel tipo di avarizia nel scambiare i sentimenti è perché noi facciamo tutto col telefonino e invece no. Direbbe avere un po' il tornare, non dico al vecchio filò, dove ci si trovava tutti quanti a chiacchierare in stalla perché era più caldo, però una cosa un po' più umana. Diciamo che il telefonino ha disumanizzato un po' il sentimento familiare, secondo me. Sì. Perché non c'è il tono, sono delle parole scritte così, magari messaggi brevi, poi come si fa oggi che si mette mezza parola e quindi tu non hai il tono, il trasporto che ti può trasmettere una frase più completa, deve essere tutto molto veloce. E a volte non è proprio, la velocità non è amica dei sentimenti, ecco, secondo me, poi magari... È di fatto è quello che più a cui più o meno volevo agganciarmi. Un po' all'inizio del discorso di Terry, prima su questo aspetto, no? Su questo peccato che aveva l'avarizia, no? Ha detto: ha insegnato a molti uomini a capire, a vedere all'interno di determinati atteggiamenti. È un po' un meccanismo senza voler mancare di rispetto a nessuno, un meccanismo alla quello che le donne non dicono. Vedo la canzone, un po', sì, sì. Un po' il meccanismo narrativo di quella canzone là, per come la vedo io. E l'avarizia avete praticamente, esponendo queste cose che diceva Claudio, ma anche Cristina, è chiaro che se io credo molto che l'ambiente in cui una persona cresce, che l'ambiente è insomma il corso degli eventi che lo circondano, formi molto la persona, non è che lo credo io, ci sono delle teorie scientifiche. Sono psicologiche, no? Però non pensi che magari sia proprio questo fatto, questo fatto di agire sempre di più con dei media, con queste attrezzature, con queste appendici che abbiamo, no? Social, cellulari, eccetera, essere sempre messi in questa posizione orribile che vedo me, questa, no? Uno parla così, con questa cosa innaturale, ci porti ad essere anche molto più
più sciatti, molto più freddi nel dispensare i sentimenti, nel condividere i sentimenti, quasi, vorrei quasi dire ci si vergogna a piangere, capito? Altro sì. Che ne usciremo o anche migliore, a ridere, quasi ci dovesse vergognarsi dei sentimenti. Questa, non pensate che questa avarizia sia un po' anche questa roba qui? Questa cosa qua, questo non voler esternarli i sentimenti, essersi costruiti una corazza anche grazie a questo genere di rapporti raffreddati, cristallizzati in questa maniera, non pensate che sia anche questo? Secondo me è un po' come la gola, è come il discorso della gola, quando tu eccedi in un senso o nell'altro non va mai bene. L'equilibrio, siamo sempre là. Non sono contro i... come si dice, contro i social, contro il telefonino, penso che siano un'invenzione fantastica, ma come ogni cosa deve esserci, come dici giustamente tu, l'equilibrio. Si possono usare, ma ci sono momenti in cui è ovvio usarli ed è altri in cui è altrettanto ovvio lasciarli da parte. E può essere che all'interno del grande uso quasi smodato di social, eccetera, eccetera, una delle cose più in voga sia l'invidia? Che è un altro... è così ci... detta qua. Così giriamo pagina. O no? Esatto. Ed è un altro vizio capitale naturalmente trattato in un altro modo, diciamo in chiave moderna. Perché l'invidia nel nostro capitolo verrà trattata proprio come invidia che viene sollecitata proprio da un social, attraverso un social. Oh, giuro che non l'ho letto, stimolata da, però ho indovinato, dai, anche bene. Esattamente, bravissimi. Anche perché, attenzione, oggi come oggi, noi stiamo vivendo, poi il lockdown ha anche purtroppo favorito questo vivere più il virtuale che la vita reale, perché per un anno e mezzo circa abbiamo vissuto tutti chiusi tra le nostre mura domestiche, quindi ovviamente tutti avevamo bisogno di un contatto con il mondo esterno. Il mondo esterno è diventato il virtuale, quindi sono diventati social. Quindi spesso e volentieri sappiamo bene che la maggior parte delle cose che si vedono sui social sono ovviamente studiate per i social. Quindi diciamo che sono una realtà un po'... elaborata, se vogliamo, le stesse fotografie. Le stesse fotografie emerso proprio in questo periodo, che la maggior parte delle fotografie che viene pubblicata su Instagram, poi per carità, mettere un filtro non fa male a nessuno, un filtro vuol dire cambiare la luce, magari cambiare un leggermente colore, però attenzione, proprio emerso in questo periodo che tante ragazze e tanti giovani praticamente stravolgono completamente le fotografie per apparire attraverso i social poi completamente diversi da quello che sono nella realtà. Questo è sbagliato, questo non è un bene, perché è una distorsione della realtà. Quindi sei portato sempre più a vivere attraverso i social e sempre meno nella vita reale, perché poi sui social sei una persona, di fatto nella vita reale sei diversa. Ecco, l'invidia che noi trattiamo nel nostro capitolo, l'invidia, parla anche e soprattutto di questo, dell'invidia che i social provocano a chi vive troppo il virtuale e lo confonde poi con la vita reale. Bello, infatti, perché così da antico fotografo io notavo, per esempio, che nei social adesso c'è la mania, tutti vogliono migliorare, non hanno ancora imparato a inquadrarsi bene, perché l'inquadratura o sei fotografo o non la sai fare, però adesso ci provano. Perlomeno il telefono ha messo il verticale, che una volta con le macchine fotografiche era solo orizzontale, però questo è stato un piccolo vantaggio. In compenso pensano che sia un'arte fotografica, invece è un'applicazione che ti fa fare un sacco di variazioni, ma non è arte fotografica quella. Quella è giustamente un sistema per far finta di essere più bravi degli altri. Perché? Perché guarda che bravo lui, io di più. Non è così. La realtà aumentata. Brava Terry, è proprio così. Questa è l'invidia vera. Ma guarda, io penso che quando in realtà l'invidia non è altro che una cosa, un sentimento per cui vorresti che quello lì fosse come te,
in realtà il gioco è rovesciato, cioè non è che vorrei essere, cioè, perché ti rompe le scatole che questo qui sia così tanto meglio di te, o meglio che tutti lo vedano come meglio di tutti, e allora diventa tutta una rincorsa e si scatena, è un'invidia diciamo 2.0, perché c'è di mezzo il media che magari che in altri tempi non c'era. Una volta invidiavi quello che aveva l'automobile più grande della tua, o meglio l'invidia era guarda quello lì, chissà cosa ha rubato per avere quella macchina. Questo era il tipo, adesso rubano tutti, e quindi chiedere a Roma era un'invidia diciamo da anticoni come siamo io e lui, mentre invece adesso c'è quel media lì, capito, quella foto bellissima lì, e quella scatena tutta questa cosa che si trasforma in messaggi negativi, baruffe virtuali, questa cosa qua. Quindi questo è un'altra cosa. Si scatena quindi l'accidia, cioè la cattiva. Basta, mi fermo. Quindi giriamo pagina. No, la superbia, no? Si scatena la superbia. No? Sì, ma poi noi ci sentiamo, vi salutiamo, se no vi raccontiamo tutto il libro. Non è che detto. No, ma noi parliamo degli altri, non quello che avete scritto voi. Parliamo di quello che fanno gli altri. E infatti per quello che parlo di Roma, quando parlo di Roma tu capisci cosa vuol dire, perché la domanda che volevo fare così rapidamente, intanto noi sullo schermo vediamo inquadrato perfettamente il libro, anzi in doppia versione perché lo vediamo stereofonico sullo schermo, e può essere un vizio fare politica? Allora, finisco di parlare del libro, vai. Acquistabile, vabbè, ovviamente sul mio sito, ma anche su Amazon e in tutti gli store online e anche in tutte le librerie Feltrinelli e Mondadori d'Italia. Qualora non ce l'avessero, potete ordinarlo online o comunque recate nella vostra libreria del cuore, lo ordinate e dovrebbe arrivarvi anche in tempi brevi. Finisco di esprimere il concetto che stavo esprimendo prima sull'invidia. L'invidia, poi ogni vizio capitale, ogni peccato capitale è strettamente interconnesso con l'altro, perché poi l'invidia parte e nasce probabilmente da dei problemi di autostima. E torniamo al concetto iniziale. Forse noi donne non ci conosciamo abbastanza da imparare ad apprezzarci sufficientemente per non provare invidia, perché poi l'invidia fondamentalmente nasce da dei complessi di inferiorità, perché io invidio una persona perché probabilmente quella persona mi dà fastidio perché ha qualcosa che forse vorrei io, o che quantomeno non voglio che quella persona abbia. Ma perché? Perché ho dei complessi miei di inferiorità, altrimenti io quella persona posso solo ammirarla se io sono a posto con me stessa e se io guardo i miei limiti per superare i miei limiti e per migliorarli. Una persona non mi scatena invidia, mi suscita ammirazione perché mi stimola a migliorarmi. Quindi ogni vizio è strettamente connesso con l'altro. Chiudiamo il capitolo Vizi, i sette peccati capitali delle donne, scritto da Terri Schiavo e Cristina Badialetti. E la casa editrice, ripetila che non l'ho sentita. Casa editrice? Casa editrice SBC Edizioni. Salutiamo anche gli editori se ci stanno seguendo su Facebook, Brunello e Sandro. E quindi insomma vi aspettiamo, poi fateci sapere che cosa ne pensate. Se poi lo volete con dedica, scrivete a noi e lo potete acquistare tramite il mio sito e ve lo spediamo direttamente con la nostra dedica. Allora, fare politica non è un vizio, fare politica per quanto riguarda me, perché io poi posso parlare solo ed esclusivamente di me e di quello che io ho fatto in 5 anni come consigliere municipale a Milano, è una passione. Ma è una passione che nasce dal vedere la mia città, la città dove sono nata, dove sono cresciuta, dove vivo con mio marito, cambiare in negativo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quindi più che un vizio è una necessità di provare a cambiare le cose e di provare a fare qualcosa di buono insieme ai cittadini, che è quello che io ho portato avanti in 5 anni di mandato come consigliere municipale. E adesso diciamo che prendo una piccola pausa di qualche mese per concentrarmi sul nostro libro, sulle presentazioni che dobbiamo organizzare in tutta Italia, sul mio lavoro, e poi vedremo. È chiaro che quando hai il sacro fuoco della politica dentro, difficilmente poi riesci
a fermarti, perché comunque vuoi sempre provare a migliorare il tuo territorio e a risolvere i problemi dei cittadini. Poi non è detto che tu ci riesca sempre, però quantomeno ti devi impegnare. E la politica dovrebbe essere il miglior vizio di tutti, perché ognuno di noi vive in un contesto, in un territorio che ha tante cose da cambiare e tanti problemi da risolvere. Purtroppo oggi invece le istituzioni e i cittadini si stanno allontanando sempre di più, perché non c'è più fiducia nelle istituzioni e in chi fa politica. Questo mi fa male, perché invece tutti dovrebbero essere appassionati di politica, perché se tutti lo fossimo, forse il nostro piccolo territorio, paese, città, regione, nazione sarebbe decisamente meglio. E Cristina, cosa dice? Lei andrebbe in politica? Ci sei mai stata? Ci andresti? Faresti qualcosa? No. No a entrambe le domande. No, vabbè, perché forse io penso che per fare politica ci vogliono degli ideali, e quindi oggi come oggi si stanno un po' perdendo gli ideali, non dico i politici che stiano perdendo gli ideali, però bisogna prima ritrovare gli ideali e poi fare politica, perché c'è il politico per passione, c'è il politico di professione, e il politico per passione è il mio preferito, chi vuole, chi tenta, se poi ci riesca o meno a cambiare le cose è un altro paio di maniche, però il politico per passione vuole cambiare le cose, quello... quello di professione mette i bastoni tra le ruote a quello per passione. E quindi un po' così. Io non è il mio mestiere, proprio non è il mio mestiere. Mi arrabbierei troppo. Io sto facendo un gesto che io... quello di professione di solito. Esatto. Mi vengono gesti strani, ma è così, esatto. È abbastanza nota la faccenda che quello di professione è un accumulatore seriale di denaro, sembrerebbe, è di molto potere. Più di quello che lo fa per passione, che di solito invece ci rimette del suo, ma comunque vabbè, giusto? Giustissimo, ti dirò di più, e allora sì che diventa un vizio. Perché diventa praticamente uno dei peccati capitali, perché senza la poltrona, senza il potere che ti circonda, non è tanto una questione di soldi, certi individui non vivono, non hanno ragione di essere. L'impressione che danno perlomeno certi politici, e mi fermo qui, questa è l'impressione, di non riuscire proprio che questa roba che devo averlo sto potere. Invece il concetto che avete espresso voi dovrebbe essere quello ideale, quello verso il quale si muovono tutti coloro che si mettono a fare politica, per passione e per voglia di dare una mano ai miei concittadini. Una volta dicevano nato con la camicia, adesso nato con la cadrega. Con la cadrega, politici. Che ti devo dire? Cambiano i tempi e si fa così. Nato con la cadrega. La madrina mi perdona, ma l'ho detto un po' alla milanese, la cadrega. Hai fatto bene. E quindi aspirazioni politiche, se ovviamente se fosse una cosa come la intendete voi, mi sembra una risposta, una risposta più che comprensibile di Perfetta. Questi tempi. Direi che abbiamo tutto il materiale per andare a vedere, per andare a leggere, ci hanno incuriosito abbastanza, anzi siete andate anche oltre le regole del no spoiler attuale, siete state gentilissime. Chiedere intanto se alla regia quanto tempo abbiamo e soprattutto se Terry stiamo sforando il tempo a tua disposizione. Mi sa che ormai siamo sgocciolati. Noi dovremmo essere... Allora, intanto se mi dite che sono, perché io non ho un orologio davanti, Le 20:51 e noi siamo Noi siamo agli sgoccioli ormai, mi sa. Siamo agli sgoccioli, quindi rimango fino alla fine. Benissimo. Non volevo aggiungere una cosa al concetto della nostra visione di politica, che è l'unica visione possibile, perché in realtà fare politica o rappresentare le istituzioni è un servizio che dovrebbe essere così per tutti, ed è un servizio per i cittadini, ma per noi stessi in primis, quindi è l'unica visione di politica possibile. Noi, io ma anche Cristina, e penso di conoscerla bene da poter dire, non c'è un'altra visione di politica,
Sicuramente ci sono i politici, l'avete fatto notare voi, e li vediamo anche tutti i giorni, attaccati alla cadrega che non se ne vogliono andare, ma non è quello far politica, purtroppo sta passando, e ripeto, torno a dire, è un peccato e mi fa male, sta passando il messaggio che chi fa politica non ha voglia di fare un tubo e ha voglia solo di essere attaccato alla cadrega e prendersi lo stipendio da politico, che poi lo paghiamo tutti noi lo stipendio dei politici, perché sono soldi dei contribuenti. Il punto è che non è quello il modo di far politica, il modo di far politica è farsi un mazzo tanto veramente per risolvere i problemi, che poi, per carità, se sei un consigliere regionale, se sei un parlamentare, hai il tuo bello stipendio, ma se te lo meriti perché lavori, ma ben venga, ma noi contribuenti siamo ben felici di pagare uno stipendio a politici che ci rappresentano come Dio comanda. Il problema è che non tutti poi ci rappresentano come Dio comanda, questo è il problema fondamentale, e da qui nasce lo scollamento istituzione cittadino, che il cittadino non si sente più rappresentato. Questo, il problema è questo, non è il politico attaccato alla cadrega, è il politico che sa lavorare o il politico che non c'ha voglia di fare un tubo. Bravissima. Una domanda così, velocemente. Secondo te il lockdown dovrebbe essere finito e non dovrebbe ritornare, però ce lo siamo tolto dalla testa o è ancora vagante e siamo ancora là pronti che se capita di nuovo ormai siamo... O ce lo stiamo togliendo dalla testa? Io ho paura di no. Siamo ancora col lockdown in testa? Ditemelo entrambe il vostro pensiero, perché... Vai Cristina! Io no, io l'ho un po' dimenticato. È stata una costrizione, va bene, ok, io devo essere sincera, secondo me è stata una cosa anche giusta. E non l'ho vissuto così male come tanta altra gente, sono stata bene, sì, poi dopo un po' il troppo stroppia, perciò anch'io ero un po', non ne potevo più, ma all'inizio non l'ho vissuto così male, era un po' come staccarsi dal mondo, cioè essere obbligati a staccarsi dal mondo, e quindi no, non lo rifarei, ecco, se ce lo fanno rifare forse un po' potrei ribellarmi, però no, non tutti se lo sono tolti dalla testa nella maniera più assoluta, dipende, sai, anche molto da come l'hanno vissuto. Certo. Terry? Io devo dire che la prima fase del lockdown l'ho vissuta bene, perché io amo poi stare a casa, lavorare da casa, non ho la smania di passare ore e ore fuori, sì, mi piace assolutamente stare con la gente e stare in contatto con le persone, però mi piace moltissimo anche stare a casa, perché per me la casa è il nido. Devo dire però che ci sono persone che hanno contratto il Covid anche due volte e stanno ancora attraversando quella fase di timore, di insicurezza, quello che si chiama il post-Covid, long Covid, e non sono poche queste persone, e ancora oggi che sono vaccinate e che la maggior parte di noi è vaccinata, quindi comunque abbiamo ricominciato una vita normale, abbiamo ripreso tutte le attività, che poi io da giornalista comunque devo dire che anche subito dopo la prima fase del lockdown ho cominciato anche a riprendere il mio lavoro, perché come giornalista io mi potevo spostare in tutta la zona di città metropolitana e anche in tutta la Lombardia, potessi venire da giornalista. Però devo dire che ci sono persone che ancora non l'hanno superata del tutto, e sono quelle persone che hanno fatto il Covid o comunque magari hanno vissuto dei momenti difficili in famiglia, con familiari, amici o parenti che hanno avuto il Covid e che magari sono state ricoverate per molto tempo, e ancora diciamo che fanno fatica a smaltire il periodo difficile che hanno passato. Per noi qui, come dicevo all'inizio, prima della diretta, si è tornati alla normalità, stiamo vivendo una normalità al 90%, diciamo 95%, perché come dicevo prima della diretta, stanno aumentando i nuovi casi, e sentivo prima alla radio mentre rientravo, sentivo che è prevista, ahimè,
e lì c'è da incavolarsi anche con tutti quelli che ancora credono che il Covid non esista, c'è è prevista una quarta ondata tra dicembre e febbraio. E spero veramente, vivamente di cuore, che tutti capiscano che abbiamo un solo mezzo per uscire dalla pandemia, al momento uno solo, purtroppo, ed è il vaccino, altri strumenti non ne abbiamo in questo momento. E speriamo che la quarta ondata sia molto più lieve e leggera delle altre, quindi, però è stato annunciato proprio oggi. Sì, è una notizia che sta girando adesso e che chiaramente ci fa pensare, ci fa riflettere sul fatto che certe cose, insomma, non era uno scherzo, insomma, alla fine. Quindi anche in questo caso mi sembra di capire che dipende da come lo si vive, insomma, da come ci si rapporta e da come ci si cerca di mantenere il solito vecchio e caro equilibrio, che poi alla fine è sempre quello che ti tiene in barra dritta. Si può apprezzare. A proposito, però, appunto, di equilibrio, bisognerebbe che anche i tuoi colleghi giornalisti ogni tanto fossero un po' più bravi nel dire le cose, perché a parte che dicono tutti la stessa cosa, le grandi testate, pare impossibile, ma usano dei termini qualche volta impropri, perché un conto è parlare di vaccinati e un conto di immunizzati, perché il termine immunizzato è un po' troppo pesante. Sappiamo bene che non esiste, il problema è che le parole ormai vengono buttate a caso, non ci si rende conto che ogni parola ha un significato e ogni parola ha un peso. Immuni non ce n'è nessuno, perché sappiamo bene che anche le persone che sono vaccinate, io compresa, potrei contrarre il Covid in forma lievissima. Quindi immunizzati non esistono. E purtroppo per oggi si usano le parole in maniera così leggera e così superficiale, Sì, è un anno e mezzo che anche, non torniamo a parlare di politica, ma è un anno e mezzo che anche il Comitato Tecnico Scientifico e l'ex commissario Arcuri, compresi tutti i virologi, ce l'hanno raccontata in tutti i modi, in tutte le salse, hanno detto tutto e il contrario di tutto. Quindi fondamentalmente se c'è gente che ancora timore a vaccinarsi o che non sa cosa fare, se farlo o meno, o che comunque è diventata più no-vax che altro, è anche a causa di tutte le cose, di tutte le fake news che sono partite in primis dall'ex commissario Arcuri, anche dal Comitato Tecnico Scientifico, che non avevano idea di che cosa fosse il Covid. Questa è la realtà, perché all'inizio non avevano idea nemmeno loro. E che purtroppo però certe, diciamo, fake news vengono palleggiate e rimbalzate sia dalla RAI, sia dal gruppo Mediaset, e quando lo fanno loro due praticamente hanno detto tutti. Gli unici in questo momento, come stiamo facendo anche con te, che dicono una cosa un po' più reale siamo noi, perché non andiamo a nasconderci dietro le cose, diciamo che ogni termine ha la sua ragione di esistere, un conto è essere immuni, un conto è essere vaccinati, e quindi con una certa quantità. Allora vediamo un po' cosa mi dice... Servizio. Ok, benissimo. Allora, noi siamo praticamente intanto pronti a salutarvi, perché sennò veramente ti roviniamo la serata. Però noi non chiudiamo, perché andremo a cercare di fare un collegamento con un sindaco. Anzi, se avete due minuti, potremmo anche collegarci con una donna che fa molto per le donne, perché è sindaco. Si è data da fare nella cultura, negli spettacoli, eccetera, eccetera. Noi abbiamo una serie di eventi con la lirica, e quindi così anche sentire, se riusciamo ad averla in diretta, anche la sua piccola opinione proprio su questo fatto, perché lei sicuramente accetta questa chiacchierata. Attenzione, bisogna vedere se... Claudio, scusatemi, io devo scappare perché appena suonato. Tu fuggi. Mi saluto? Vabbè, allora grazie intanto Terry. Tu Cristina puoi fermarti? Sì. Benissimo, allora Terry. Grazie Terry. Alla prossima, molto volentieri. Sì. Ciao. Vi lascerò in mani con la mia socia, grazie, a prestissimo. Grazie. Grazie mille. Allora, ciao Terry, poi sentiamo, eventualmente mi comunica la regia quando abbiamo eventualmente Giovanni in sottofondo, se riusciamo a collegarci. Allora intanto Cristina... Vabbè dai, sotto, allora andiamo anche abbastanza bene, come si dice, perché c'è ancora qualcuno, come stiamo facendo noi in questo momento, che dice un po' le cose come sono veramente, senza andare a pescare, perché il copia e incolla ormai è una cosa, no, che fanno troppe persone.
non c'è più nessuno con un'idea sua, ma vanno a fare copia e incolla. O sbaglio? Mi è sfuggita l'audio di Cristina, scusami. Parlo però con... Eccola, no, eccola, sì. Se ci sei. Ok. No, dicevo che tante persone ormai parlano per frasi fatte, quindi fatte da altri soprattutto, e quindi non è, che non sono i vecchi proverbi che fanno sempre piacere, sono proprio quelle frasi stupide, come dicevi tu, gli immunizzati. Ormai i giornalisti ti dicono sei immunizzato e noi diciamo io al vaccino sono immunizzato. Sì. Ma in realtà secondo me tanti di quelli che hanno utilizzato questo termine in questi mesi non ne conoscevano esattamente il significato e sono andati anche in giro tranquillamente, magari senza mascherina o senza stare attenti ancora alle distanze e non è stato giusto neanche quello. Perché tanto l'hanno detto in TV, che siamo immunizzati, sì. Noi vaccinati, l'hanno detto in TV. E comunque vale dall'una e dall'altra parte, perché noi siamo equilibrati. Sì, noi quando vedo attori ottantenni ormai fuori moda, pescati col Green Pass falso, oppure che vanno a parlare sul palco, a raccontare cose che non sono di loro competenza, insomma, queste cose veramente fanno un po' tenerezza, cioè sentire l'attore che parla di coaguli, di cose così, di microchip, cioè tutta questa insalatona di sciocchezze che ci racconta, mi sembra, perché appunto l'uso delle parole che le ragazze facevano, evocavano prima è esattamente questo, mi sembra esattamente questo, buttare là le parole a casaccio, ecco una che invece le parole non le butta a caso, mi sembra di avere... Ciao Giovanna! Buonasera a tutti, stavo ascoltando con interesse, ciao a tutti. Grazie. Allora, noi abbiamo parlato rapidamente, ti faccio il riassunto, dei 7 vizi capitali delle donne. È un libro che hanno scritto Terry Schiavo e Cristina, che Cristina è ancora in collegamento con noi, però l'hanno fatto sotto una certa veste, cioè come più, no, non tanto come denunciare dei modelli di vizio, ma per fare un modello di meditazione, cioè per parlarci e contrapporli e trovare una realtà più indovinata in queste cose qua. Ecco, io ce l'ho detto in poche parole. Quindi ecco, se hai tu qualcosa da dire sotto questo profilo. Oddio, io avverto una chiave positiva, no? Da un titolo che sembra un po'... Non so, forse mi sbaglio perché così ho ascoltato veramente poco, però da un titolo che porta più a pensare a una cosa negativa mi sembra che invece la si voglia girare in modo bello, cioè quindi credo, no, l'affrontare le cose, Cristina, relative, se ho capito bene. Questa cosa mi piace molto perché a volte insomma anche le cose belle diventano brutte, insomma dipende sempre un po' da noi, da come le interpretiamo, da come le viviamo o da come le facciamo, le raccontiamo io insomma su questa cosa. Ultimamente ne conosco un po', insomma. Ecco, risponde Cristina, allora adesso, l'autrice. Sì, sì, abbiamo proprio cercato anche di non enfatizzare troppo questi vizi, anzi di leggerli in chiave un pochettino più moderna, un pochettino più da sdrammatizzare, senza ovviamente voler sdrammatizzare troppo, perché non è neanche giusto, in fondo è la nostra religione, quindi non ci sembrava neanche poi così tanto giusto, però abbiamo cercato di ironizzare un attimo sui vizi, ecco. Bello, interessante, mi attira Claudio, poi mi darai gli estremi perché volentieri a me poi piace tantissimo leggere, per cui... Benissimo, benissimo. Ecco, invece noi adesso lo spieghi tu a Cristina, che insomma ti dai da fare per tante cose, una delle tante cose è la lirica, che è un momento importante qui a Selvazzano. Beh, diciamo che sta diventando una bellissima abitudine, che siamo già alla 10ª edizione di questo Liricheggiando, per cui insomma abbiamo iniziato un po' in sordina, un po' anche da non conoscenti della materia, non che adesso siamo diventati insomma espertissimi, però qualcosina in più in questi anni abbiamo imparato, ci siamo avvicinati, siamo stati anche fortunati ad avere dei bravi maestri che ci hanno accompagnato per mano, no? A conoscere questo mondo che peraltro fa dell'Italia il paese più noto in questo senso, cioè il bel canto, noi siamo conosciuti veramente a livello internazionale per il bel canto,
E quindi ogni anno, insomma, a parte Covid a parte, presentiamo una rassegna che dura più o meno un paio di mesi, mese e mezzo, anche perché non lo facciamo tutti i sabati perché poi diventa, insomma, pesante. Ed è una cosa che piace molto, appassiona, poi siamo sempre delle idee, insomma, che le belle cose anche riempiono di gioia e ci danno energia, insomma, io dico sempre, Claudio mi conosce, insomma, lo sa che per me sono importanti tantissime cose, però è importante anche dare, alimentare, no, il nostro cervello, il nostro cuore di cose belle, di arte, e la musica è una di queste. E c'è una buona parte anche di mano femminile in queste cose qua, a parte dalla parte del municipale, dove ci sei non solo tu, ma anche tutte le donne degli uffici cultura, eccetera, ma anche nell'organizzazione, quindi è molto femminile questa edizione. Beh, è molto femminile anche perché, insomma, abbiamo un direttore artistico donna, che è Stefania Miotto, che, insomma, a Padova, oltre ad essere una bravissima, insomma, professionista, è anche un'altra donna che proprio ci mette passione, ci mette proprio forza, ci mette energia positiva, ed è un po' una caratteristica che, insomma, amiamo e che ci vede molto, molto vicine. E devo dire che si sta rivolgendo, poi la cosa che a me piace quando arrivo in sala, no? Quando arrivo nel nostro auditorium, è vedere persone di tante età, perché uno pensa alla lirica come una cosa un po' da vecchiotti e quindi un po' per la gente della mia età, in realtà è aperta e attira veramente persone di tutte le età, ed è, questa cosa mi piace un sacco, perché ci sono veramente le persone magari molto anziane, ma ci sono anche i ragazzi giovani. E si fa questo percorso musicale così non fortemente impegnativo, però per esempio anche domenica scorsa abbiamo avuto dei ragazzi, giovani talenti russi, che vengono, appunto, quattro ragazzi giovanissimi che ci hanno lasciato a bocca aperta per la loro bravura e così capacità di coinvolgersi, con musiche anche molto difficili, molto sconosciute, cioè non è che arrivi lì e ogni sera ti senti le stesse cose, per cui sta diventando interessante. E approfitto, Claudio, per lanciare un invito a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, perché il 20 di novembre, adesso noi facciamo pausa per queste settimane, ma il 20 di novembre avremo un mega concertone a tema Disney, per cui a tema dei film di Walt Disney, per cui sarà bellissimo, le canzoni della Sirenetta o di Cenerentola o di quant'altro, cantati da cantanti lirici, per cui soprani, tenori, eccetera, sarà molto bello, per cui vedi, anche qua si spazia. Certo. Proprio anche a livello di tematiche completamente diverse. Ecco, allora, a questo punto, Cristina, credo che se siamo partiti parlando di vizi, adesso stiamo parlando invece di molte virtù femminili, no? Nell'organizzazione, eccetera, o sbaglio? Certo, assolutamente, ma perché sono più importanti, sono più belli, i vizi, sì, sono interessanti, sono un pochettino più divertenti, se vuoi, mentre le virtù sono di tutto rispetto. Vabbè, io credo che sia arrivato un segnale dalla regia, dove purtroppo dobbiamo lasciarvi, anche abbiamo anche forato un pochettino, però siamo felici di averlo fatto. Allora, intanto, Cristina, grazie. E grazie. Adesso io passerò tutte le indicazioni a Giovanna, perché il libro lo vorrà leggere sicuramente. Ma mi sta venendo in mente, lancio una cosa, Claudio, poi mi metto nelle tue mani, perché a noi piace anche fare delle presentazioni dei libri, nel senso che abbiamo una bellissima biblioteca, delle bellissime sale, e stiamo organizzando anche una rassegna dove invitiamo degli autori a presentare i loro libri, per cui potrebbe essere anche un'occasione carina per fare anche una serata nella nostra biblioteca, per esempio. Assolutamente sì, noi verremo molto volentieri. Bene. Ecco. Vedi Claudio, gli agganci si aumentano. Siamo in sinergia, perfetta sinergia. Sempre. Allora, dicevo, grazie a Cristina, ovviamente arriverà l'invito ufficiale, ovviamente da parte del Comune di Selvazzano, ne parleremo più avanti per forza di cose. Grazie allora di tutto, e insomma, se scrivete qualcos'altro, intanto lo vogliamo sapere per primi, perché qua bisogna che sappiamo le cose subito, giusto? Va bene, giusto. Okay.
Poi grazie a te Giovanna, noi cercheremo anche di esserci un po' più presenti in auditorium, così in un modo o nell'altro ci facciamo anche due chiacchiere un po' più vis-à-vis. E grazie a chi ha avuto fino adesso la pazienza di stare con noi. Direi proprio di sì, grazie veramente, anche perché insomma eravamo vivi, abbiamo fatto cose per vivi, cose belle, interessanti, insomma è sempre molto interessante fare queste cose. Allora, grazie a tutti, l'appuntamento è per venerdì prossimo, come sempre a Casa Caffè, noi ci siamo per forza. Il nostro salottino. Grazie di nuovo Cristina, grazie Giovanna grazie e a tutti. Grazie a tutti, grazie a voi. E buon grazie. Weekend. Ciao, buon fine settimana a tutti, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. Ciao.